Diego Fusaro je jedan mladi filozof iz Italije koji predaje na univerzitetu u Milanu, predaje filozofiju, gost je Srbije i želi srpskom narodu nešto da kaže u vezi takozvanog četvrtog svetskog rata koji sprovodi Amerika na jedan specifičan način. Io sostengo nei miei lavori che siamo entrati ufficialmente nella quarta guerra mondiale. On kaže da tvrdi na njegovom univerzitetu, njegovim studentima i na svim emisijama kojima gostuje u Italiji televizijskim, da je Amerika već ušla u četvrti svjetski rat. La quarta guerra mondiale è successiva alla terza, che è stata la guerra fredda che ha visto i contrapposti l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. La quarta guerra mondiale è quella che gli Stati Uniti, dopo aver vinto la guerra fredda, hanno dichiarato a tutti gli stati del mondo che non si piegano al loro dominio. Pojasnit ćemo šta znači četvrti svetski rat. Znači, kada je Amerika prošla hladni rat sa Rusijom, ona je ušla u takozvani četvrti svetski rat, jer tamo je pobedila i sada želi da dominira celim svetom na određene načine koje ćemo vam sada reći u toku emisije. Questa guerra mondiale, la quarta guerra mondiale, è iniziata già nel 91 con la guerra in Iraq contro Saddam Hussein. Ova četvrta, takozvana četvrti svetski rat, je počeo 1991. godine u sukobu sa Irakom protiv Saddama Husseina. E poi è proseguita con altrettanti scontri, tra cui non bisogna dimenticare quello del 99 che ha visto protagonista la Serbia attaccata vigliaccamente dagli Stati Uniti e dalla NATO. Odatle se nastavilo, između ostalog, što on želi posebno podvuče, sa ratom u 99. godine u ex Jugoslaviji, koji je podrazumevao bombardovanje, razbijanje ekonomsko i sve druge vidove uništavanja srpske države. Anche ora, 2014, siamo all'interno della quarta guerra mondiale e nel mirino degli Stati Uniti d'America, in tempi recentissimi, vi era la Siria di Assad. I sada smo, po njegovoj tezi, sada smo u četvrtom svetskom ratu, koji se, znači, nije prekidao. I najnovija događanja na tom planu je napad na Libiju, pardon, di Libiju, di Siriju. Siria, Napad na Siriju, Asadovu Siriju, koju su prvo želili da bombarduju. E in questa quarta guerra mondiale l'obiettivo che gli Stati Uniti si propongono è quello di distruggere tutti gli stati che non si piegano al loro dominio e di imporre quella che si può chiamare l'ideologia del medesimo, cioè gli Stati Uniti d'America vogliono vedere ovunque la stessa cosa. Cilj njihovog četvrtog svjetskog rata, takozvanog četvrtog svjetskog rata, je u tome što oni žele sve državice male, manje i srednje da podvuku pod svoj režim i da sprovedu takozvanu globalizaciju, što podrazumeva da sve mora da se vidi u celom svetu na način na koji oni to vidi. Infatti, gli Stati Uniti sono lo Stato che esporta al mondo intero, anche con l'uso delle bombe e delle guerre, la globalizzazione. U prilog toj tezi ide da Sjedinjene Američke Države sprovode kroz bombe, kroz ekonomske sankcije, kroz razne druge vidove, sprovode upravo globalizaciju, što podrazumeva da postoji samo njihova linija i njihova misija. La chiamo ideologia del medesimo perché il capitalismo globalizzato a guida statunitense vuole vedere ovunque merci e consumo, ovunque la stessa cultura, quella dello scambio e del consumo, ovunque la stessa lingua,
l'inglese dell'economia, neutralizzando ogni diritto alla differenza. E on pojasnjava činjenicom da kaže Sjedinjene Američke Države žele da vide u celom svetu samo popularizaciju prodaje, trgovine, prodaje njihovih proizvoda i žele da vide potpunu dominaciju u tome i u jeziku, jezičku dominaciju, gde žele da engleski jezik dominira celim svetom kako bi oni lakše i jednostavnije prodavali svoje proizvode, nametnute proizvode u sistemu globalizacije. Se questa è la quarta guerra mondiale, allora bisogna stare dalla parte di tutti i popoli e gli stati che resistono a quella che io chiamo la monarchia universale statunitense. Ovaj filozof zove univerzalnu monarhiju, zove tako Sjedinjene Američke Države, jer oni žele samo njihovo da bude, njihova misao, njihova sve ostalo što čini Sjedinjene Američke Države. On onda samim tim preporučuje svim nacijama da se okrenu i da podrže one države koje se opiru takvom sistemu. Per questa ragione, oggi, 16 ottobre 2014, io, Diego Fusaro, ero qui in Serbia a prendere parte alla manifestazione in difesa della Russia di Putin. Na današnji dan 16. oktobra 2014. ja se u toj misiji nalazim u Srbiji da bih podržao manifestaciju koju smo danas videli na Ušću na Novom Beogradu u korist današnje Rusije i predsjednika Vladimira Putina. Perché la Russia di Putin è oggi, nello scacchiere geopolitico internazionale, lo Stato più indipendente e più forte e quindi più in grado di resistere alla monarchia universale di Obama, premio Nobel per la pace imperialista. Iz tog razloga on misli da je jedina Rusija u stanju danas da se odupre imperializmu američkom, i da zadrži neke svetinje poput porodice, poput io metto un po' anche il discorso famiglia, dico io questo. Bon. Želi da zadrži i jedina je u stanju da se odupre Sjedinjenim Američkim Državama u svakom pogledu i da ospori tu univerzalnu dominaciju sveta. E quindi la Russia di Putin svolge oggi un ruolo fondamentale perché garantisce intanto una sorta di polo ideale di resistenza contro gli Stati Uniti d'America e poi per il fatto che tiene vivo un multipolarismo, perché è sempre meglio un mondo in cui vi siano più poli che non un mondo in cui vi siano solo gli Stati Uniti d'America. Danas è Russia, Putinova Russia, je pozitivna jer ona je jedina u mogućnosti da zaustavi taj unipolarizam i jedina je država danas koja gaji multipolarizam u smislu da daje malim državama mogućnost da zadrže svoje navike, svoje običaje i tako dalje. I ne ide da occupira države. Putin ha capito che bisogna resistere alla globalizzazione a guida americana non soltanto sul piano geopolitico, resistendo agli Stati Uniti d'America, ma ha capito anche che bisogna resistere sul piano della cultura, contrapponendosi a questa cultura meschina della globalizzazione, recuperando le tradizioni opposte alla globalizzazione. Putin je između ostalog o odupiranju globalizacije svetske razumio neke druge stvari i podržava da svaki narod zadrži svoju kulturu, da zadrži vrednosti porodice, vrednosti, određene vrednosti druge svih vrsta koje
ne postoje bukvalno u američkom sistemu jer oni žele kompletno da se sve radi po njihovom modelu. È come se all'immagine del presidente Obama con scritto Yes, we can si affiancasse l'immagine di Putin con che dice invece No, you can't. E slikovito prikazano to bi izgledalo kao kad bi pored slike Barack Obame stavili Yes, you can. Yes, we can. Yes, we can. A paralelno pored njega Putinova slika koja bi rekla No, you can't. No, you can. You can't. You can't. Per questa ragione la Russia oggi deve porsi alla guida di tutti i popoli e gli stati che resistono all'imperialismo americano. E abbiamo visto oggi che il popolo serbo ha dignità e coraggio per resistere anch'esso alla globalizzazione americana. In sto razloga sve popolazioni svetske, svi narodi treba da pomognu današnjoj Rusiji da istraje u tome, a danas sam lično video ponosan srpski narod koji je se odupro kompletno takvom jednoumlju i na ovoj manifestaciji pokazao visok stepen inteligencije i ukapirao je o čemu se otprilike tu radi. Questa quarta guerra mondiale finora è stata condotta unilateralmente dagli Stati Uniti contro gli stati resistenti. Adesso sembra che con la Russia di Putin si stia davvero creando un blocco alternativo. È come se si tornasse a una fase di due blocchi opposti, forse. Ova četvrti takozvani svetski rat je do sad uspevao da slama jednu po jednu državu. A sada, kad je Putin ušao u tu igru, najverovatnije će se praviti jedan blok koji će vrlo lako uspjeti da se odupre Sjedinjenim Američkim Državama. Dalla vecchia Europa, tra cui l'Italia, non c'è nulla di buono da aspettarsi per il fatto che l'Europa è una colonia degli Stati Uniti d'America. Noi in Italia abbiamo 114 basi militari statunitensi. Od današnje stare Europe, uključujući Italiju, odakle on potiče, Diego Fusaro potiče, ne treba ništa dobro očekivati jer današnja Evropska unija i ostali su kolonija američka koja u Briselu ne radi ništa drugo sem što izvršava američke naloge. Per cui concludo dicendo che sto dalla parte dei popoli che resistono e che rivendicano il loro diritto di esistere mantenendo le loro culture, la loro lingua e le loro tradizioni e quindi sto dalla parte dei serbi che oggi hanno dimostrato di essere pronti a lottare fino in fondo per difendere la loro dignità. Završavam ova intervju time što ću reći da kao filozof i kao lice koje ima visoku kulturu, stajem na stranu onih naroda koji prave otpor Evropskoj uniji, Americi i globalizmu zajedno sa Rusijom i nalazim da su Srbi u tome veoma jak i istrajan narod.